Buongiorno a tutti, abbiamo raggiunto al telefono Nicolangelo Geromini, giovane promessa della regia napoletana che martedì 20 dicembre presso il PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli, dalle ore 18 alle 21.30 vedrà proiettati i 3 brevi film realizzati appunto da lui nella cornice spettacolare dell'atrio del PAN. Ci puoi spiegare com'è nato questo incontro con il PAN e cosa consiste questo progetto? Il Palazzo delle Arti di Napoli, PAN, ha una declinazione cinematografica molto forte, una vocazione cinematografica molto forte ed è un onore quello di essere proiettato all'interno dell'atrio martedì con 3 miei lavori, ognuno dei quali racconta una sfumatura diversa del cinema. Reset è un cortometraggio che ho girato negli scenari di Monte di Procida e negli interni dell'istituto l'ex istituto psichiatrico di Napoli Leonardo Bianchi, ed è un corto puro, una storia, un piccolo thriller che fortunatamente è in giro in molti festival e ha avuto anche diversi riconoscimenti, fra tutti il primo premio al Raindance Film Festival di Londra. Infatti ho visto che veramente questo Reset ha fatto incetta di presenze in tantissimi festival, anche a Genova abbiamo il corto dorico premio della critica nel 2011, sempre l'Aquila Film Festival, Linea d'Ombra, Young Station Film Festival, Resana Film Festival, Periferia dell'Impero, Villanova in Corto, insomma veramente una bella presenza. Un anno fortunato per Reset, un corto che abbiamo girato sul finire del 2010, l'inizio del 2011, è tuttora in giro nei circuiti dei festival più importanti italiani ed internazionali. Ha come protagonisti Giovanni Ludeno, un ottimo attore napoletano, e accanto a lui Carlo Cercello e Vincenzo Merolla. Ma Reset non è l'unico lavoro in cui compare Napoli. Io ho letto che anche in My Madre c'è un episodio estratto dal film collettivo Napoli 24, che è appunto My Madre, in cui c'è nuovamente questo connubio tra cinema, arte e Napoli. Esatto, diciamo che il connubio che ho voluto viene raccontato attraverso questa tripla proiezione del PAN, il connubio che c'è tra cinema, arte e architettura. My Madre, nella fattispecie, è appunto, come dicevi tu, un estratto dal film collettivo che è stato girato l'anno scorso, che si chiamava Napoli 24 e che era stato presentato fuori concorso alla 28ª edizione del Torino Film Festival. Ha per protagonista un'artista vera napoletana che è Rosy Rox ed è stato completamente ambientato negli spazi del Museo Madre e racconta in una maniera molto sintetica le difficoltà con cui un giovane artista napoletano deve misurarsi con le infrastrutture artistiche, con i musei che poi diventano vetrine di comunicazione tra l'artista e il proprio interlocutore, il proprio pubblico. E terzo, ma non ultimo, è La Casa del Fascio, che è un documentario di architettura, anche quello molto breve, che racconta l'opera omonima di Giuseppe Terragni, La Casa del Fascio, appunto di Como, che è una delle espressioni massime del razionalismo che abbiamo avuto in Italia. Anche in questo caso è un documentario che in realtà è un documentario travestito da cortometraggio, nel senso che attraverso gli stilemi più classici della storia noir ho cercato di raccontare quello che era uno spazio architettonico. Anche questo lavoro è stato abbastanza fortunato perché si è aggiudicato il premio MediArc, che è un premio assegnato dall'Ordine Nazionale degli Architetti Italiani, e un premio molto prestigioso che è il premio Gavioli, consegnatomi dal Rotary, come miglior film d'architettura. In chiusura, ritornando a quello che accennavi prima parlando di My Madre, della difficoltà dell'artista, del creativo ad esprimere le sue opere, la sua bravura, quali sono le difficoltà che tu hai incontrato, incontri ancora oggi magari nel tuo lavoro, se invece di essere nato a Napoli fossi nato ad Hollywood? Beh, sicuramente sarebbe stato un diverso punto di partenza. La crisi che investe Napoli e che investe il sistema cultura napoletano ed italiano non è soltanto un nostro fenomeno. Inevitabilmente l'America è uno stato in cui il cinema e le arti visive sono diventate un vero e proprio business, sono nate come un business e come un prodotto industriale. Come tale sono sicuramente supportate in una maniera diversa. E giovani che si affacciano in questo mestiere, nascono e si sviluppano all'interno di un mestiere riconosciuto, di un mondo che ha una serie di riconoscimenti e che ha una serie di strutture che consentono di poter iniziare a fare questo lavoro in età molto giovane. Napoli probabilmente rispetto a altre città italiane consente di avere, almeno dal punto di vista dell'humus, dell'ispirazione, della programmazione, di quello che si vuol fare, un respiro più internazionale, probabilmente più autentico di altre città che
hanno forse un sistema industriale cinematografico più sviluppato, ma che sono anche forse incastrate all'interno di un sistema microindustriale italiano, italiota, che non consente di restituire una libertà di espressione agli autori. Non è un caso che comunque i rappresentanti del cinema, i più bravi rappresentanti del cinema italiano, partono dalla città di Napoli. È da Napoli che viene fuori una visione che spesso si discosta rispetto a quello che può essere un gusto comune cinematografico italiano, che magari è più vicino ad un prodotto leggero di commedia o televisivo, anche se vuoi. Le difficoltà ci sono, soprattutto da un punto di vista economico, anzi solo da un punto di vista economico, perché in tempi di crisi le idee, anzi, sono anche più fertili molto probabilmente, proprio perché i limiti all'interno dei quali si ci muove sono più elevati e rendono la libertà di esprimersi un percorso più faticoso, ma sicuramente più necessario. Allora, ringraziando Nicolangelo Gelormini, rinnoviamo l'appuntamento che è martedì 20 dicembre 2011 presso il PAN dalle ore 18 alle ore 21:30. Grazie Nicolangelo Gelormini. Grazie mille. Linea allo studio.